Madame insieme a Fabi Fibra, dice vicino, diceva tante volte vicino Madame, cioè, in questa canzone, e infatti anche noi andiamo vicino, perché andiamo qui in fondo alla Vianovara, diciamo, più che altro, più o meno, no? Più o meno, molto in fondo. Ma sempre qua, no? Noi appunto, sapete, i nostri studi sono in quel di San Siro, prendiamo un'ipotetica, magari, chissà, un'ipotetica M5 che in un futuro potrebbe arrivare da quelle parti, magari lo chiediamo proprio a lui, chissà, non sarebbe una brutta idea. Sto parlando del nostro ospite di quest'oggi, che è il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Grazie. Eccoci. Mille sindaco di essersi collegato con noi. Allora, dopo la lascio nelle mani del Bomasieri, perché il momento politico ovviamente io non lo tocco, no, lo lascio. Giustamente il direttore lascia la mano. No, vabbè, ci sta. Sta di fatto che famoso il sindaco Ballarini in questo momento, perché sta spopolando su TikTok. Sindaco, cosa è successo? Ma diciamo che abbiamo pensato con un po' il mio gruppo, il mio staff, di essere un po' più presenti su questo social network che va a colpire, a interessare la fascia più giovane della popolazione, quella anche che è molto più lontana dalla politica, magari anche a ragion veduta, ma comunque di fatto è quella più lontana. Allora abbiamo pensato di avvicinarci noi con un linguaggio comprensibile a loro e cominciare a spiegare anche, tra qualche post divertente, qualche post di tendenza, ma spiegare anche un po' i fatti della giornata e cosa fa un sindaco e un po' gli eventi che capitano nel mondo. Ecco, no, una domanda, scusa, non vai. Ha detto giustamente un linguaggio comprensibile ai giovani, comprensibile a loro. Mi chiedo invece, l'altra parte di Corbetta cosa le dice quando la trova? La comprende? O cosa succede? Mi immagino la sciura di Corbetta, la riesce a comprendere, oppure rimane sempre il suo sindaco poi per la sciura di Corbetta? La sciura di Corbetta mi incontra sempre sul territorio, e con lei parliamo in dialetto, parliamo come si dice di fronte, vis-à-vis, perché è quel linguaggio che più preferiscono le persone di una certa età, di un certo tipo, della mia città. Poi abbiamo anche altri social network che utilizziamo, Facebook piuttosto che Instagram, che hanno un target diverso, anche una tipologia diversa di approccio, e così come anche LinkedIn, anche se un pochino meno. E andiamo a spiegare, a cambiare il linguaggio per adattarci un po' al linguaggio delle persone che frequentano e utilizzano quei social. Quindi su Facebook noi siamo presenti con dei post tutti i giorni, dove andiamo a spiegare le iniziative, le scelte politiche dell'amministrazione, utilizzando un linguaggio magari meno moderno, ecco, assolutamente, più diciamo istituzionale, meno da generazione istituzionale, Z, più istituzionale, chiaramente, più magari da altre età, altre fasce d'età. Comunque dico solamente numeri destinati a salire, perché come sa un minimo l'algoritmo di TikTok, basta che una persona lo mandi a un'altra, come è successo anche a me, e basta, e poi la home è piena di lei e di suoi post. Ormai il mio sindaco ovunque qua a Milano News. Sì, giusto. Ma appunto lei stava dicendo di altri social, del vis-à-vis, anche del vis-à-vis, ma durante il Covid è nata una sua iniziativa che è Aperitivo con il Sindaco, che si tiene tutte le domeniche su Facebook, giusto? Ci vuole parlare un po' di questo? In diretta Facebook, poi ogni tanto la giriamo anche su Instagram, adesso vedremo anche di fare qualcosa magari su TikTok, se può interessare, ma è nata durante il Covid, è nato prima magari come dirette quotidiane nei momenti forse più difficili, e poi alla domenica, dove magari eravamo chiusi in casa insieme, facciamo un brindisi insieme e il sindaco aggiornava tutti i cittadini su quello che stava succedendo durante il Covid. Quindi mi prendevo questo impegno, dove davo un po' i numeri, dove davo un po' le novità dei vari decreti che si stavano susseguendo, e stavamo anche un po' insieme per dare un po' anche l'idea di stare insieme come comunità. È piaciuto tantissimo, ovviamente durante il Covid c'erano visualizzazioni, siamo arrivati ad avere 1500 persone collegate in diretta, quindi che sono numeri importanti per una città come Corbetta, che sono 18.500 abitanti, ecco. E adesso ovviamente le persone che seguono la diretta tutte le domeniche in diretta sono tantissime, però in tanti so che la seguono poi dopo, quindi vedo poi anche gli insight, vedo i numeri e vedo che è ripresa, perché magari mi dicono: ma non potevo, sì, 30, sì, giusto, e la vedo dopo, e tante persone la vedono dopo.
È on demand, come Sky, no? Che ormai non vedi più il film quando deve partire, ma te lo vedi dopo. Ormai è così anche col sindaco. Ormai è così. Hai il sindaco in casa quando vuoi, pensa. Spero sia una fortuna per i cittadini di Corbetta, non lo so, lo chiederemo, poi chiameremo i cittadini di Corbetta a chiedere. Anzi, cittadini di Corbetta, 331-78-53-555, potete scriverci, fare anche domande al sindaco se volete, o dirci se seguite appunto le dirette dell'aperitivo con il sindaco, che ricordiamo sono quando è che le fa tutte le domeniche, no? Domenica alle 12.30. Ah, domenica a mesdì proprio, domenica alle 12.30 c'è l'aperitivo col sindaco. E invece alle 8.30 qui su Cristal Radio c'è la buona musica. Continuiamo con la buona musica, ma tra poco appunto ritorniamo sempre qui con il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, qui in diretta a Good Morning Milano. Marshmallow, bye bye. Invece non diciamo bye bye, ma anzi grazie di essere ancora qui al nostro ospite che è Marco Ballarini, sindaco di Corbetta. Arrivano dei messaggi anche al 331-78-53-555. Grazie mille a Katia che scrive: buongiorno Crystal Radio ascoltatori e voicer delle mie mattine. Siamo i voicer delle sue mattine, che bello. Ma soprattutto buongiorno al sindaco, lunedì di buona musica e di informazioni utili. Poi ci dice così: domani a Corbetta c'è la mattinata rosa di prevenzione, giusto? Eh sì. Ci arriva un messaggio che ci chiede allora questo. Allora ne parliamo subito, sindaco. Sì, domani ci sono, noi organizziamo più volte l'anno dei momenti di prevenzione. Domani ci sarà una prevenzione senologica con Salute Donna. Abbiamo appena fatto una prevenzione urologica, quindi facciamo, diciamo, più volte l'anno dei momenti di prevenzione, perché credo che la prevenzione sia una cosa importante. Domani è una di queste giornate. Abbiamo fatto una cosa bellissima con l'Eco Color Doppler gratuito a tutta una fascia di popolazione target sopra i 65 anni qualche anno fa, con davvero risultati impensabili, ma per fortuna, perché abbiamo salvato qualche cittadino, insomma. Quindi andiamo avanti sulla prevenzione, domani è una di queste giornate. Beh, complimenti per l'iniziativa, allora, non in questi casi. Prima stavi dicendo, Fabio, farà piacere o meno appunto incontrare spesso il sindaco fuori, averlo tutte le domeniche in diretta. Si stava parlando fuori onda, io dico sicuramente, date le percentuali con le quali ha vinto le ultime elezioni, da civico, ricordiamo, sindaco, lei non è, giusto? No, sì, da civico, avevo come avversario le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra, e come civico i cittadini mi hanno premiato al primo turno con il 61%, insomma, risultato importante che mi ha procurato una grande gioia, ma anche una grande responsabilità per far bene anche in questo secondo mandato, perché i cittadini si aspettano e cerchiamo di fare le cose come abbiamo sempre fatto. È il terzo polo, esiste davvero da qualche parte nel mondo, allora? Da qualche parte del mondo ce la si può fare a fare un terzo polo, allora? Cioè, riesce dove nessuno altro riesce, complimenti. Ma più che terzo polo, magari delle persone indipendenti, esatto. un gruppo di amici che hanno voluto, sono concentrati al di là della politica su delle cose per Corbetta. Io arrivo un po' da un'esperienza di centrodestra, con me ci sono persone che arrivano altre esperienze, però puntiamo molto sulla sicurezza, ma puntiamo molto anche sui diritti, quindi facciamo parte della rete nazionale dei diritti, insomma cerchiamo di fare le cose non tanto di destra o di sinistra, ma le cose che sono giuste per la popolazione. Prima parlavamo di buonsenso, forse là qualcuno ce l'ha ancora, vuoi dire. Io credo che quella sia la chiave per fare da osservatore l'amministratore locale, non scelte di destra o di sinistra, ma scelte che fanno bene al cittadino, di quel posto. Che cos'è la destra, cos'è la sinistra, diceva appunto il signor G. Sì. Va bene, continuiamo invece, perché so che hai tante altre domande appunto per il sindaco, no? Perché è un personaggio comunque interessante, e poi so che tu ami tanto la politica locale, territoriale, e riconosciamo anzi il grande sforzo che fanno i sindaci di questi comuni, soprattutto quelli intorno alla fascia, prima, seconda fascia intorno a Milano, cioè insomma sono situazioni non semplici da governare, ma insomma lo fanno con grande passione. Ricordiamo anche i titoli dopo la questione dell'aumento di stipendio dei sindaci, tutti titolavano chiediamo Sala guadagnerà di più, ma ecco. Ballarini quanto va a guadagnare di più lei? 5 euro? Quanto è che le danno in più? Anch'io ho beneficiato dell'aumento dello stipendio, che ripeto, io sono convinto che sia giusto, non tanto per anche noi ovviamente, perché ha toccato me, ma sono contento, ma la sproporzione tra i sindaci con le responsabilità e l'attività che fanno H24 rispetto magari ai parlamentari, consiglieri regionali, sentono togliere il loro lavoro, ecco, la differenza era veramente enorme, no? E allora un sindaco che ha una certa responsabilità è reperibile H24, è giusto che sia remunerato in un modo quantomeno
corretto, ecco. Assolutamente. E poi credo che comunque non diventi miliardario lo stesso, nonostante dopo questa, no. Appunto. Ma facciamo un esempio, vi faccio un esempio su una grande responsabilità che lei come sindaco ogni tanto si trova a dover affrontare, volente o nolente, lei è il sindaco, quindi deve affrontare quel tipo di responsabilità. Beh, ci sono, diciamo, responsabilità e disponibilità. Intanto tutta una serie di eventi che la mia città è molto ricca, molto viva, tutte le associazioni fanno e ovviamente tutti vogliono e si aspettano che ci sia il sindaco ovunque, no? Quindi comunque sabato, domenica, eccetera. Ieri, sia come donatore ma anche come sindaco, ho partecipato alla festa dell'Avis, per esempio, no? Così domenica scorsa c'erano altre due iniziative, domenica prossima ce ne sono altre due. E altre volte invece, quando ci sono state le calamità con le piogge incredibili di luglio, il sindaco è disponibile dalle 5 del mattino, H24, con la protezione civile, con la polizia locale, con i vigili del fuoco, quindi lì sei il sindaco, sei anche l'autorità di protezione civile e comunque devi essere sempre presente. Assolutamente. Un sindaco sta in carica 5 anni, giusto? No? 4 anni più, va bene, il quinto, sì, 5 anni. Sono 260 weekend che ti perdi la tua vita praticamente, ho fatto il conto adesso, no? Cioè, lei da quando è sindaco non ha più un weekend per se stesso, immagino. Guarda, sto cercando di fare un weekend per una smart box che mi hanno regalato e penso che la stiamo programmando per marzo 24. Sindaco, se vuole la facciamo io e Masieri per lei. Ci dà la smart box, andiamo e le diciamo quanto è stato bello. Se vuole, prima di offrirvi, però. C'è una lunga coda. Ci ho provato. Sindaco, allora le chiedo, ci sono due iniziative in programma per due festività. Una è Halloween e la seconda ha a che fare con il Natale. Allora, le chiedo. Halloween faremo anche quest'anno la grande festa come facciamo un po' da un po' di anni, ci sarà una festa in piazza con musica, con salamelle, griglie, eccetera, e tanti spettacoli per i bambini, da Piazza del Cortile e tutto il centro storico. L'anno scorso è andata molto bene, c'erano tantissime persone, ci siamo divertiti molto, spero che quest'anno sarà ancora migliore. E poi il 2 dicembre iniziano iniziative per il Natale con l'accensione dell'albero, i mercatini, e il 3 faremo una cosa un po' particolare, e poi magari inviterò anche tutti i ragazzi di TikTok, perché vorremmo fare la scritta auguri Corbetta con i cellulari, quindi metterci in piazza e poi essere ripresi dal drone con la scritta auguri Corbetta che manderemo poi in tutto il mondo, quindi mi aspetto tante persone, tanti cittadini che vengano per comporre la scritta la più grande possibile. Di quegli oltre 100.000 follower sicuramente. Attenzione, sindaco, non faccia, potrebbero essere troppi. Infatti non faccia l'appello su TikTok, sennò viene fuori cioè tipo auguri Corbetta a tutto il mondo che ci sta seguendo sui social in questo momento, arrivate fino a Magenta e oltre, cioè, occhio che poi c'è il Ticino il più avanti, sennò finite dentro lì. Sì, perché lì se vengono tanti, tutti cerchiamo di divertirci comunque. Potete quindi aggiungere un po' di parole. Adesso continuiamo con la musica, ma sindaco le chiedo ancora di venire qui perché abbiamo ancora tante domande da farle e poi anche magari andiamo un attimino proprio a capire, cioè, questa Corbetta dov'è situata, no? Nel mondo milanese, nella nostra città metropolitana, ma appunto lo dicevo adesso sindaco, torniamo fra pochissimo sempre con lei, sempre qui in diretta su Crystal Radio all'interno di Good Morning Milano. Blink 182, One More Time, 8:47 minuti, ancora qui su Crystal Radio, ancora qui a Good Morning Milano, con il nostro ospite Marco Ballarini, in collegamento, sindaco di Corbetta. So che volevi fargli una domanda proprio sulla partecipazione, giusto? Sì, perché si sono tenute settimana scorsa le votazioni per i due progetti finalisti del bilancio partecipativo 2023. Quindi se ci vuole appunto raccontare che cos'è, quali erano i due progetti e come è andata a finire, perché c'è stato, come direbbero i giovani, un twist finale. Ah, un plot twist. Giusto. Allora, noi abbiamo istituito diversi anni fa questa formula di bilancio partecipativo dove l'amministrazione mette a disposizione un importo, quest'anno ma anche gli altri anni era 50.000 euro, definisce l'ambito, se un intervento di spesa corrente, un intervento di investimento invece, quest'anno era un investimento, e poi il settore, quest'anno era sui verde parchi. E poi chiediamo ai cittadini, alle associazioni di presentare i loro progetti. I tecnici verificano che i progetti presentati siano in linea con le indicazioni e dopodiché diciamo che vengono messe al voto. Quest'anno c'erano due progetti, il progetto presentato alla Città dei Bambini ha ricevuto tantissimi voti e diciamo che è stato finanziato. Il secondo progetto, che era del comitato di Cerello e Battuello, che prevedeva la realizzazione di una GT Dog,
è piaciuto, perché a Corbetta non abbiamo questo, un parco di questo tipo, e con altri capitoli sarà finanziato anch'esso. E quest'anno abbiamo terminato l'iter che parte a maggio, è terminato settimana scorsa, perché un iter di presentazione dei progetti parte a maggio e termina a ottobre con la votazione. È uno strumento bello di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini alle scelte di politiche di bilancio del comune. Assolutamente, anche perché comunque devono avere funzione pubblica, immagino, i progetti, ovviamente, cioè devono avere a che fare con portare, diciamo, un vantaggio alla cittadinanza tutta, ecco, diciamo così. Certo. Fabio. Io ho una domanda un po' stupida. No, stavo leggendo il TikTok, stavo guardando il suo TikTok, ho notato che usa dei termini a me completamente sconosciuti. Allora, prima di tutto, chi sono i Brody? E però sono gli amici, no? Fratelli, gli amici. Ecco, mi mancava questa. Che si cerca di fare, no? Ma la cosa più bella è il sindaco più fresco d'Italia, questo lo dicono in tanti, e quindi un termine, insomma, positivo per... Che non vuol dire che condiziona, cioè non ha la condizionatore in casa, vuol dire cos'è, così, che è frizzante in quel senso, fresco in quel senso. Fresco, frizzante, positivo, insomma, un po'. E credo che sia un po' quello. Ok, sindaco, ma lei flexa? Mi hanno detto che devo fare questa domanda. Ogni tanto sì. Che cosa, sì, sa che ho fatto una domanda che non so cosa significa, però me la spiega? Vedrete fra qualche giorno che flexerò una cosa che piacerà un sacco di ragazzi. Saluto ai maschi, perché insomma, non diciamo niente. Ci invitano, che passiamo tanto tempo a flexare su questa cosa, quindi vedrete fra qualche giorno. Seguiamo. Io l'ho messo segui in questo momento, sotto TikTok, mi sono fatto un profilo apposta e ho cercato segui per andare a seguire. C'è una luce in più per dicembre, ecco, sindaco. Sì, c'è una luce in più per la allora vi aspetto a dicembre. Ricordiamo, quando è che dobbiamo venire a scrivere tutti auguri Corbetta? Quando è che dobbiamo farlo? 3 dicembre, perfetto. Sindaco. Ecco, appunto, che bel corretto che siamo. Potremmo fare su TikTok dei corretti. Grazie mille davvero per la sua gentilezza, la sua simpatia, ma soprattutto per tutto quello che fa per la città di Corbetta. Grazie mille, grazie a tutti. E devo dire che sono tanti WhatsApp che sono arrivati, appunto, dove si complimentano con lei, quindi complimenti. Grazie, un saluto a tutti. Va bene, grazie mille allora, sindaco. Grazie a seguirmi. Sì. Assolutamente. Cerchiamo sui social, lo si trova su tutto, TikTok, Facebook, Instagram, c'è ovunque, quindi c'è dappertutto. Grazie mille, sindaco. Grazie. Buon lavoro. Hai capito, quindi? Informazione è fondamentale, vedi? Quando diciamo che la comunicazione è tutto, magari io ti dico la verità, ero un po' titubante, no? Dicendo, ma magari sta roba di TikTok è un po' la roba da boomer, che poi... Invece no, perché poi, vedi, giustamente, dico flexo, brody, e queste cose che non ho ancora ben capito cosa sono. Ma dall'altra, quando trovo la Shure, invece parlo delle robe serie, faccio la diretta su Facebook, insomma non parla, sarà secondo me un caso da portare, tu che sei in quell'ambito lì degli universitari, no? Ma secondo me potrebbe essere un ambito, no, non sei ormai, no, cioè studi foreign politics and economics, ma io l'inglese, lo dico anche alla radio, l'inglese non lo so bene. Vi dico solo che domani noi avremo degli ospiti qui negli studi di Milano News, che arrivano dall'America. Guarda, come c'è lo zio d'America, arriva anche il sindaco di Corbetta, direbbe faccio il fugotto. Fugotto viene da ambienti un po' diversi, è un po', diciamo, che forse è meglio non dire. Vabbè, non voglio indagare. Sta di fatto, comunque, cari miei ascoltatori, quando ho detto, guarda che arrivano gli americani domani qua, vengono perché vogliono conoscere bene la realtà di Milano News, perché stiamo facendo dei progetti con una fondazione americana e tutto, cosa mi ha detto? Ah, io l'inglese non lo so, vado a casa. Cioè, sì. Ma te dimmi, ma scusa. Non lo so, mi ha chiesto anche di contattare un ospite in inglese, ti ho detto io l'inglese non lo so. Vabbè, devo contattarlo io. Ospitone pazzesco, ragazzi. Ha inventato uno strumento da mettere sulla catena delle bici di bike sharing, ferme, pedali all'indietro, questo oggetto si ricarica, c'è dentro una batteria, e diventa un power bank per gli homeless. Una roba fighissima, che però, insomma, sarebbe da andare a capire ancora meglio, approfondire ancora meglio, e infatti sto cercando di contattarlo, però appunto sta in London City, e quindi un po' devo mettermi un po' lì con i miei fidi scudieri della redazione, che sanno molto meglio l'inglese di me, e possiamo contattarlo, perché davvero voglio portarvi questa storia bellissima che ho sentito pochi giorni fa. Andiamo con un po' di musica, The Cash Mosh Walker.